Ci troviamo all'interno di Parco Cimino, un polmone verde fantastico per Taranto, tanto fantastico però quanto degradato, abbandonato dall'amministrazione comunale di Taranto. Sono con il collega consigliere comunale Massimo Battista di Una città per cambiare Taranto. Allora Massimo, abbiamo fatto questa mattina un sopralluogo, un giro di ricognizione e abbiamo raccolto, abbiamo verificato quelle criticità che i cittadini ci avevano segnalato. Manca la ordinarissima manutenzione. Iniziamo proprio, come dire, pezzo per pezzo, supportati ovviamente dalle immagini. Intanto la staccionata in tantissimi punti è rotta, rappresenta ovviamente un pericolo anche per chi corre, per esempio, con i pezzi di legno a terra. Quello che dicevi tu, Luigi, parliamo di una piccolissima manutenzione. Abbiamo notato che ci sono degli operai di gli ex Isola Verde che sono stati una convenzione con Infratara, una sorta di patto, diciamo, di convenzione tra il comune e degli ex operatori Isola Verde, che secondo il mio punto di vista potrebbero essere adibite a mansioni per il ripristino della staccionata, che come abbiamo visto è tutta divelta, è tutta abbandonata, è pericolosissima per chi le mattine viene a fare gioco. Peraltro questi dipendenti hanno dato la loro piena disponibilità per questi lavori di ordinaria manutenzione. Tutto si può fare, Luigi, ne abbiamo parlato con loro, non è un bel vedere. Bisogna dire che loro girano in lungo e largo per il parco e raccolgono la plastica da terra, ma al di là di questo, dalle immagini che potete vedere, abbiamo visto anche alcune zone dove ci sono tantissime ruote accatastate, gomme, molto probabilmente ci sarà stato qualche evento sportivo qui. Ben vengono gli eventi sportivi, però ci troviamo in piena estate, nessuno, un pazzo scatenato potrebbe... Basta una cicca di sigaretta, un mozzicone di sigaretta e si verifica un rogo come è accaduto a Lido Silvana. Ma non solo Lido Silvana, anche qui ricordiamo che ci fu l'incendio qui a 100 metri alla palude della Vila. Dalle immagini che potete vedere, qua ci sono oltre 50 ruote abbandonate, copertoni e accatastate qui. Quindi preghiamo questa amministrazione, il sindaco Melucci, che oltre a camminare in macchina, a farsi portare fuori città, di farsi un giro, perché qui è pericolosissimo e questo è uno dei polmoni più importanti, polmoni verdi della città di Taranto. Ecco, è davvero impressionante l'immagine della passerella con il favoloso affaccio al mare, una passerella sulla quale chi fa jogging passa da lì, ma anche gli anziani. Manca una travetta di legno per realizzare questa opera di manutenzione, per sostituire questa travetta di legno rotta. Due chiodi, ci vogliono due minuti, da settimane e settimane sta lì, si rischia di cadere, addirittura il pezzo rotto di legno è andato a sprofondare. Il problema di fondo è sempre lo stesso, che qui si continua a divagare, si continua a parlare di rinascita, però poi se dalle cose piccole non riusciamo a fare le cose piccole, come mai potremmo fare le cose grandi? Allora noi invitiamo ancora una volta questa amministrazione a girare di più in lungo e largo la città, perché la città, Luigi, è nel degrado più assoluto. Ma oltretutto io dico, una squadra di governo, un'amministrazione, ha un sindaco, ha gli assessori, ai dirigenti, ai funzionari, è tutta di tecnici, diciamo è la macchina amministrativa. Ma io dico, è mai possibile che un polmone di verde del genere debba trovarsi in uno stato di decozione assoluta? Eppure poco tempo fa questo Parco Cimino rientra nel famoso fatto 100 di Melucci, che rimaneva sogni di fare, non di opere realizzate. Puntualmente, Massimo, altre conferenze stampa in cui si parla di riqualificazione di Cimino, però si rimane agli annunci. No, ma basta andare a ritruse, vedi dire, quando il sindaco in campagna elettorale parlava di questo famoso fatto 100, purtroppo i tarantini si sono fatti abbindolare. Luigi, è sotto gli occhi di tutti, la città è sporchissima, nel degrado più assoluto. Cioè, ma è mai possibile che un anziano non si può permettere di andarsi a fare un giro in macchina sulla litoranea,
vorrebbe venire qui a rifocillarsi, a prendere un po' d'aria e deve stare in pericolo. Il percorso che fa, consideriamo, ho fatto il discorso della staccionata, della passerella, ci sono continui ostacoli rispetto ai quali, imbattendosi nei quali, l'anziano soprattutto, diciamocelo papale, cade di faccia a terra. Così, perché ci sono degli sfalsi, dislivelli sul terreno, ma anche chi fa jogging. Cioè, abbiamo visto la staccionata, chi corre lì, una falsa virata potrebbe cadere di terra. Non ha, diciamo, la parte di contenimento. È naturale. Allora, quello che noi chiediamo e preghiamo a questa amministrazione, che tra l'altro ancora non ha una giunta, perché sono passati tantissimi giorni, diciamo noi al sindaco Rinaldo Merucci di camminare un po', perché purtroppo i tarantini hanno diritto a usufruire di quegli spazi pubblici, visto che puntualmente, come lei ha richiesto in tutti questi anni, aumentando le tasse, pagano tasse abbastanza elevate. Noi consideriamo altre città, sono stato una ventina di giorni fa a Genova e c'era un analogo polmone di verde, un analogo parco, appunto la città di mare, città avente a che fare con il siderurgico. E se vedete Genova, questo parco è davvero la fine del mondo per come è tenuto e valorizzato, e questi dislivelli pericolosissimi lì non esistevano. Quindi a questo punto non so, forse è il caso che i nostri amministratori facciano un periodo, l'ho detto più volte, di apprendistato in quelle città dove si sa, a prescindere dal colore politico, qui non c'entra il colore politico, si tratta di vivibilità. Ma su questo, Luigi, loro sono sempre in viaggio, il problema secondo me non sono capaci. Ecco, dicevo mi faceva opportunamente notare il cameraman, il panorama meraviglioso, il mare che si staglia alla nostra vista, e c'è anche un'immagine molto bella, un laghetto, una zona abbastanza suggestiva, un laghetto che purtroppo è diventato uno stagno. Voglio dire, tante bellezze naturali che vengono mortificate. Luigi, ce l'abbiamo detto all'inizio, purtroppo, ripeto, qui ci vuole gente preparata, che conosca i posti, i luoghi, e che sia amministrata da persone che, quando sono lì al comando, devono sapere che nelle direzioni, i tecnici devono girare per il patrimonio immenso che ha questa amministrazione, questo comune di Taranto. Non basta dire c'è il parco Cimino e c'è questo polmone verde, però pure il parco non si riqualifica da solo. Infatti non si riqualifica da solo. Prima abbiamo detto la questione dei lavoratori di Isola Verde, che secondo il mio punto di vista sono una risorsa da impiegare e da valorizzare, infatti, parliamo, sia come risultato, certo, ma anche come gratificazione loro, piuttosto che stare lì con lo strumento per prendere le cicche. Gratificarli, no? Parliamo di gente che ha lavorato, che potrebbe fare benissimo, che vuole guadagnarsi il pane dando un contributo alla città, che è prezioso. Queste piccole manutenzioni, tutto si può fare, no? Ci si siede a tavolino, se è vero che c'è un progetto, che la questione Isola Verde la conosciamo un po' tutti, no? Viene da lontano, questa gente prima è stata impegnata per le bonifiche sotto al ponte Punta Pena, le famose bonifiche con Via della Corbelli, adesso c'è un nuovo progetto, tutto si può fare, gratificare questi lavoratori e fare in modo che anche il parco diventa una vera e propria bomboniera. Bene, e noi, l'ho detto più volte, giriamo la città, siamo disponibili per raccogliere altre segnalazioni dei cittadini, per quindi raccogliere, verificando in prima persona e andando poi a rimettere, a indirizzare le problematiche nelle sedi competenti.